Ancora protesta per i lavoratori interinali di Attiva che questa mattina hanno indetto una marcia con destinazione finale Consiglio regionale, quello che oggi si è svolto presso il comune di Pescara. Oggi è una giornata per protestare più in generale contro il precariato della pubblica amministrazione, per quello saranno presenti anche una delegazione dei precari dell'ASL di L'Aquila. Quindi portiamo avanti questo concetto, che il precariato uccide, stanca e porta solamente povertà, soprattutto nella pubblica amministrazione. Qualche settimana fa è stato proprio il sindaco di Pescara a dare una risposta che è arrivata e che insomma non è stata quella attesa dai lavoratori interinali. Ecco, cosa dovrebbe cambiare oggi? Dovrebbe cambiare il punto di vista del sindaco, perché noi non siamo soggetti da reinserire nella società tramite tirocini, noi siamo delle persone a cui è stato negato un diritto e che vogliono che questo diritto venga riconosciuto. Ad aggiungersi agli oltre 60 lavoratori oggi ci sono anche quelli dell'ASL di L'Aquila che il 31 marzo si troveranno disoccupati dopo 4 anni e che oggi chiedono sostegno alle istituzioni regionali. Noi chiediamo di rispettare la nostra dignità in quanto siamo stati comunque messi da parte per, dopo quattro anni di lavoro, due anni continuativi addirittura, e noi siamo qui per rivendicare il nostro diritto. La scadenza quando sarà? Il 31 marzo ci scade il contratto e non sappiamo che fine facciamo.